siamo qua pro gelato con Alessandro Trentini, pronto per la sua gara campionato italiano su ghiaccio. Sì, siamo caldi, purtroppo la giornata non è delle migliori per le gare su ghiaccio, però speriamo che il ghiaccio tenga. Vediamo come va questo Carcross, è la prima gara e la prima volta che lo provo realmente su ghiaccio, vediamo di fare qualcosa e andiamo avanti, siamo pronti. Ok, adesso vi faccio vedere un attimo la macchina. Eccola qua, bellissimo Carcross nuovo. Alettone. Fighissimo. L'abitacolo è veramente piccolino, però un bel cambio sequenziale, freno a mano. Niente, adesso andiamo in pista a vedere come si comporta questo gioiellino e speriamo che Ale dia al massimo. Bocca al lupo Ale per la gara. Dai, a dopo. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Grazie. Abbiamo avuto già un problema subito alle qualifiche, abbiamo rotto un supporto del motore e adesso vediamo se riusciamo a sistemarlo, c'è il meccanico che cerca di ripararlo. Bene, siamo riusciti a trovare un'officina e riusciamo anche a saldare la cosa, quindi il supporto, quindi si riparte, vero Ale? Dura, vediamo. Dai. Per mettere la manche se vuoi al motore, adesso vediamo col motore fisso cosa succede. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi. Tutto documentato. In diretta. In diretta. Aspettate che si riesca a ripartire. Aspettate che si riesca a ripartire.
avventura è finita con un bel po' di tribolazione, Ale, questo giro. È stata una giornata difficile, io non conosco la macchina, abbiamo avuto diversi problemi dal distacco di un supporto motore al semiassi sfilato nella prima manche di gara. L'abbiamo usata come giornata test, senz'altro ci alleneremo per la prossima di Pragelato e ci siamo divertiti nelle due manche che ho fatto, mi sono divertito, ma soprattutto ho iniziato a acquisire un po' di dimestichezza con la guida della macchina, che non è proprio così semplice, abituati a sport e a turismo. E bisogna tenere giù, andare e capire come farla girare. Per cui bene, bene, conclusa la giornata, contenti, portiamo a casa la macchina, per cui direi che c'è tutto. Come tutte le volte bisogna fare esperienza e pratica, ma lo facciamo? Facciamo. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.